Adesso vediamo di risolvere un esercizio con il teorema di Thevenin. Questo è un esempio. Supponiamo di avere due generatori e una resistenza, come in figura. Quindi E1, E2, E3, E1, 2, 3, 4 resistenze. E io voglio determinare quant'è la corrente che passa nella mia resistenza R3 e la tensione VAB. Per fare questo, vediamo di usare il teorema di Thevenin. Thevenin cosa ci dice? Ci dice che dobbiamo isolare noi che cosa? La resistenza interessata. Quindi cosa facciamo? Facciamo così, in verde, vediamo un po'. Quindi facciamo un taglio qua e il mio circuito diventerà un bipolo composto da che cosa? Da solamente R1, E1, R2, R4 e E2. Perché questo? Perché a me io devo adesso calcolare la VAB, perché conoscendo la VAB io posso determinare anche la I3, no? VAB diviso R3. Allora, vediamo di calcolare questa VAB. Quindi applichiamo Thevenin. Questo circuito come si trasforma a questo punto? Si trasforma in questo modo, quindi vediamo un po' di riscriverlo, diventa in questo modo così. Questa è la mia, il mio generatore. E qua diventa ok, E1, anzi qua ci manca l'altra resistenza, quindi qua facciamo così. B, E1, E2, R1, R2. Ed R4. Poi la mia resistenza R3, quindi io cosa devo ottenere qua? Io devo fare il teorema di Thevenin, quindi io devo ottenere un circuito fatto in questo modo, in definitiva, devo avere un circuito fatto così, dove? Avrò una resistenza equivalente. È una V e la VAB. È una, diciamo, la tensione ai capi tra A e B, che è una, la chiamiamo V equivalente. Quindi V equivalente. Ok? Questa V equivalente, che sarebbe la tensione tra A e B, come me la calcolo? Me la calcolo in questo modo. Posso applicare Milman, no? Milman che mi dice che la VAB a che cosa è uguale? A è con 1 diviso la somma di queste due, quindi R1 più R2 più E con 2 diviso R4, il tutto diviso che cosa? Il tutto diviso uno su R1 più R2 più 1 su R4. Andiamo a fare questi conti, quindi andiamo a mettere qua i valori e vediamo cosa succede. Quindi E1 quant'è? 80, quindi 80 diviso R1 più R2, quindi R1 più R2 sono 28, quindi 10,5 più 18, 28,7, no? 28,7. Esattamente, quindi 28,7 più che cosa? I 2 chi è?
250 volt, quindi scrivo 50 diviso R4, R4 abbiamo detto che è 1,8, 1,8, quindi questo diventa 1 diviso 28,7 più 1 diviso 1,8. Vediamo un po' quanto fa questo circuito. Allora facciamo un po' di conti. Facciamo un po' di conti, viene qua esattamente 30. Allora, questo viene quindi 30. Allora, 30,50, questo viene 20, 30, tutto questo basta fare con la calcolatrice, 56,52. Diviso 0,590. Questo fa esattamente 51,80 volt. Quindi questa via B non è altro che a questo punto la mia V equivalente. Quindi qua posso scrivere che V equivalente è uguale a 51,80 volt. A questo punto non mi rimane altro adesso che calcolarmi, questo è il mio punto A e B, no? Calcolarmi adesso la resistenza equivalente. Thevenin cosa mi dice? Mi dice che noi dobbiamo cortocircuitare i generatori e calcolare, quindi in questo caso qua, cortocircuito il mio generatore, quindi diventa in questa maniera. E mi calcola la resistenza equivalente di questo circuito qua, non so, due in serie e uno in parallelo. Se non andiamo a fare, quindi la resistenza equivalente sa che cosa sarà uguale da R con 1 più R con 1 più R con 2 che moltiplica R con 4 diviso che cosa? R con 1 più R con 2 più R con 4. Giusto? Quindi abbiamo R con 1 più R con 2, abbiamo detto che era 28,7, quindi 28,7 per R4 che era 1,8. Diviso 28,7 più 1,8. Ok? Vediamo quanto fa questa resistenza equivalente. Quindi 28,7 per 1,8 uguale 51,66. Quindi 51,66 diviso 28,7 più 1,8. Allora, aspetta, 28,7 più 1,8, 30,5, quindi 30,5, quindi diviso 51,66, facciamo l'inverso e viene 1,69 ohm. Quindi la mia resistenza sarà a questo punto 1,69. Beh, quindi ci siamo trovati con Thevenin, che cosa? Il circuito equivalente fatto da una tensione di 51,8 e una resistenza equivalente di 1,69. A questo punto colleghiamo la nostra resistenza R3. Quindi la colleghiamo qua. Così. Quindi, quale sarà la corrente? La corrente sarà qua. I
che mi corrisponde icon 3, perché questa è la R3. Quindi icon 3 cosa sarà data? Dalla che cosa? La GDO. Quindi icon 3 sarà data che cosa? Da V equivalente diviso R equivalente più R3. Facciamo, quindi V equivalente era 51,8 diviso 1,69 più R3 era più 50. Quindi questo fa, facciamo questo conto, quindi 51,8 diviso, apro parentesi, 1,69 più 50, chiudo parentesi, uguale, viene 1, andiamo bene, 1,002 ampere. Quindi ci siamo trovati la nostra corrente, guardate. Quindi qua possiamo scrivere che la nostra corrente è diventata da 1,002. Possiamo proprio ampere, no? 1 ampere. A questo punto cosa mi dice il test? Io voglio trovare la via B, no? Vabbè, anche qui la via B possiamo sempre usare la nostra legge di Ohm, sapendo quando è la corrente, I3, no? Che passa in questa maglia, la via B è che cosa è data? Dalla via equivalente meno questa caduta. La corrente è qui, noi abbiamo che questo è il verso, abbiamo detto così, perché qua c'è il più, no? Quindi qua la corrente è così, questa è la V. R. A questo punto abbiamo che la via B possiamo scrivere, ma che cosa è uguale? Alla via equivalente meno VR, no? Che è uguale a R equivalente per I3. Quindi possiamo scrivere V equivalente 51,8 meno R equivalente 1,69 che moltiplica 1. Possiamo anche mettere 1. Quindi 51,8. Facciamo questo conto. 8 meno 1,69 fa 50,11 volte. Quindi possiamo scrivere che la via B è 50,11 volte. Con questo si conclude l'esercizio.